Bella a tutti ragazzi, sono Carby Special, scusate per l'audio un po' pessimo, ma sono fuori sede a causa di esami universitari, proprio per questo vi sto occupando al momento solo questa serie, ma tra pochi giorni potrò sviluppare anche le altre idee. Oggi siamo qui appunto con le migliori 5 particolarità e stranezze della Serie A riguardanti la sesta giornata. Partiamo subito dalla quinta posizione, dove ho messo Milic, il giocatore della Fiorentina, che ingenuamente prende con le mani il pallone quando ancora sulla linea laterale, concedendo un calcio di punizione agli avversari, e si ritrova sia allenatori che avversari, anche il quarto uomo, a guardarlo come dire questo è un imbecille. Passiamo al quarto posto, dove ho messo Ranocchia. Il giocatore dell'Inter, infatti, nonostante abbia fatto un'ottima prestazione, forse tra le migliori partite che ha giocato all'Inter, nonostante questo però tutti si ricorderanno del suo errore nel finale. Infatti spreca un'occasione da gol negli ultimi secondi della partita, è questa che vi mostra la reazione di De Boer e probabilmente anche di tutti i tifosi di nero-azzurri. Al terzo posto invece ho messo il portiere della Sampdoria, Viviano, perché oltre ad averci abituato a dei miracoli come nella partita della Roma, ci ha anche abituato ogni tanto a qualche svarione, e si è visto infatti nella partita contro il Cagliari, dove il portiere, lisciando clamorosamente un intervento, regala il 2-1 dopo che la Sampdoria appunto si era conquistata a fatica il pareggio. Al secondo posto invece ho messo il terzino del Pescara, Zambano, perché oltre ad aver parato con le mani sulla linea il tiro del Genoa all'inizio partita, nel finale realizza anche l'assist addirittura del pareggio, quindi una partita rocambolesca questa di Zambano, che da che poteva essere espulso già nei primi minuti regalando un rigore al Genoa, alla fine conquista anche il pari servendo l'assist a Manai. Al primo posto, sempre tema Genoa-Pescara, ho messo Juric. L'allenatore del Genoa, infatti, sulla domanda Sky per quanto riguarda gli errori arbitrali, ha detto: non vorrei commentare, vorrei parlare solo della partita. A dire il vero, ce la siamo complicata e succede che un arbitro possa interpretare in maniera sbagliata. Ragazzi, sarà anche facile dirlo ovviamente dopo gli episodi di Genoa-Napoli che erano a suo favore, poi in più Preziosi comunque si è esposto per lui, però se tutti comunque agissero in questo modo senza criticare arbitri e mettere polemiche inutili, sarebbe una cosa migliore. Infatti questa non dovrebbe essere comunque una stranezza, ma una normalità. Proprio per questo l'ho voluto comunque premiare con il primo posto della classifica. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, così come i precedenti, che ovviamente metto qui nelle schede, anche potete trovarli nel canale. Vi ricordo che tramite la pagina Facebook potrete segnalarmi magari qualche stranezza durante la giornata di Serie A, e nei commenti qui sotto potrete dirmi se mi sono dimenticato qualcosa, se avreste messo una classifica un po' differente. Se non siete iscritti ovviamente iscrivetevi, lasciate un like se il video vi è piaciuto, un saluto da Carby Special, alla prossima, ciao!